Ad Open Air Art, Francesco Villari e io sono. Stasera andrà la prima assoluta di Mare Mostrum. Ciao a tutti, grazie ragazzi di Open Air che hanno messo insieme un pochino questa rassegna che ci permette di poter presentare il progetto Mare Nostrum, che nasce da una mia scrittura ed è un testo al quale tengo particolarmente perché è un attimo fuori dall'ordinario di quello che scrivo normalmente e mi permette di poter affrontare un tema a me molto caro, che è quello della vita in Calabria e dell'amore per il mare. Mare Mostrum nasce appunto da questo racconto che ho modificato, che ho cambiato e adattato grazie al supporto che Peppe Io Sono riesce a darmi con la colonna sonora originale, che ci permette di poter presentare questo spettacolo con un'adeguata colonna sonora. L'idea nasce dalla possibilità di poter affrontare il tema del mare e un radicamento di quello che è l'affezione, l'amore per la nostra terra. Da un certo punto di vista abbiamo avuto la fortuna di nascere qui e quindi ci confrontiamo quotidianamente con il mare, e il mare in un modo o nell'altro crea quotidianamente un orizzonte diverso. Quindi in questo racconto la storia di Peppe, che è un pescatore, si snoda attraverso quello che sono le varie età oltre che la varietà di possibilità contenute nella vita di una persona che cresce con questa affezione e con quello che è il suo difetto, che poi diventa anche una caratteristica, di una sorta di acufene che lo costringe a sentire il mare dal suo orecchio sinistro per tutto il tempo. Questo racconto si snoda in tre atti che raccontano appunto l'età adolescente e poi l'età adulta e poi la vecchiaia della vita di Peppe, ed è accompagnata dalla colonna sonora di Peppe, che mi ha, in questo caso di Peppe Io Sono, che mi accompagna in questa bella esperienza che è Mare Mostrum. L'idea musicale di quello che è la colonna sonora adesso ve la racconterà lui stesso. Diciamo che, ciao a tutti, a me è stato sufficiente sapere che ci fosse per questo personaggio la cufene a sinistra che ricordava il suono del mare a portarmi dentro il racconto di Francesco. Una volta letto il testo me ne sono innamorato e quindi chiaramente è stato semplice immaginare delle ambientazioni sonore che potessero sostenere il racconto stesso. Parliamo sempre di una chiave estemporanea nella proposta musicale, anche perché comunque il testo stesso, diciamo così, lascia degli spazi in cui potersi prendere delle licenze. Allora abbiamo un piccolo margine improvvisativo, che è il territorio in cui mi trovo sinceramente meglio, però l'idea di stare all'interno di un racconto, di questi tre atti, di farlo dal vivo con l'autore stesso del pezzo, è una cosa che mi è piaciuta sin da subito. Quindi in realtà è una cosa che forse non si dice, no? Sa, però io non vedo l'ora di farlo questa cosa, quindi va bene, alla fine quello che ci dicono di fare e non fare, restare, non ci interessa. Ottimo così. Mare Mostrum, grazie.